Stupro. Cazzo, Mosè. Aspetta. La vittima è un uomo. Devi trovare quei figli di puttana e portarmeli qui. Cazzo. Qui davanti, che li ammazzo uno a uno, perché... E ti dico, che quel che ti dico rimanga tra noi. Io li faccio a pezzi. Ma non hai una qualche ambizione? Cazzo, io non ci voglio crepare qui. Ma dai, amore, la patti. Vabbè, cazzo, la patti, un'altra ritardata mentale. Potrei sorprenderla, lo sa? Signor Guglielmo, il nostro rapporto sta bene così com'è. Noi le paghiamo l'affitto, lei lo investe in troie. Non confonda le due cose. C'è sto tizio che è separato da un annetto e sta ancora cercando la donna che l'ha piantato. So che ha preso una bella mano di randellate perché l'ha visto uno dei miei muletti vomitare per strada l'altra mattina, con la faccia ricoperta di sangue. Io, sto orribile. Comunque, è venuto fuori che picchiava la donna, insomma. Metà in anticipo. E tu non ammazzi proprio nessuno. Io te li porto qui, anche a casa se vuoi.
andare con lui. Ale, se voleva te lo diceva. Ma tu dici che non... No, io non dico niente. Dico solo che è un po' fuori d'età. Ale, sei piccola. Questo non vuol dire nulla. Sì che vuol dire. E poi Andy è fatto un po' così. Andy è fatto come è fatto. E poi anche tu lo conosci da poco. Sì, ma tutti gli uomini sono così. E poi lui non è che mi sembri del tutto registrato. Ti sembra dolce un cocò di mele. Non l'avrei presa neanch'io questa cagata. Ma quindi tu dici che Greta ha ragione? No, non è gay, non ha quei pensieri. Non lo so, è come se fosse scollegato, come se non gliene fregasse niente. Chissà cosa gli è successo. Andy, consiglio, lascia stare. Ragazze, cosa state facendo? Volevamo solo farti una sorpresa e mettere via le tue cose. Mettere un po' d'ordine. Vi ho detto che me ne vado fra un mese, mica domani. Comunque, grazie. Anche se penso che vi lascerò tutto. No, un paio di palle. Nel senso, non è che puoi lasciare tutto qui. E se noi dobbiamo affittare la stanza, com'è? Sì, hai ragione, ma credo che a me basti soltanto quella. Lì dentro ci stanno tutti i miei vestiti. Poi, boh, per il resto troverò una soluzione. Grazie, comunque. Come è andato il colloquio? Chi lo sa? Vabbè, faccio un bagno. Posso venire con te? Un uomo viene violentato. Gli sparano 50 euro sul petto, lo pestano, la mattina dopo si sveglia davanti alla palestra che frequenta, ma ha i ricordi confusi. Non gli hanno rubato neanche una moneta, anzi, si è trovato i soldi addosso. Andy, perché mi lasci qui? L'hanno picchiato, sì, ma poco. E con cattiveria. Cioè, non è un'aggressione da gang, da ubriachi. È un pestaggio di forza. Lucido, professionale. Io ho visto i lividi. È una donna. Cosa? È una donna. È stata una donna. Perché è una donna? Ale, per piacere puoi venire qui? Perché siete tutti degli stronzi. E comunque ha fatto bene. Signora, credo sia lei. Grazie, Edoardo. Sei gentile, come sempre. Batti due colpi sulla cornetta per dire che sei tu. Poi due colpi vorranno dire sì e uno solo no. Perfetto. Col metodo consueto verrà retribuita fino all'ultimo centesimo. Ed intendo premiarti anche con un piccolo pensiero. Tutto chiaro? Perfetto. Sappi che la mamma del cielo veglia su di te. Abbi cura di te e mantieniti in salute. A presto, cara. Edoardo, un momento solo. Chiama mio figlio. Domani è l'anniversario della morte di suo padre.
Vorrei che si degnasse di portare almeno un fiore al cimitero. Tu sii discreto e digli di passare. Lei è molto gentile. Mi ripete per quale testata scrive? È un blog, a dire il vero. È un blog su internet. E come si chiama? Il blog? Il blog, sì, si chiama Mondo Donna. Glielo chiedo, sa, perché la signora D'Amico ci tiene particolarmente ad avere traccia di tutta la rassegna stampa dell'associazione. Mondo Donna, appunto? .it mondodonna.it. Ma non vorrei portarle via troppo tempo. Lei mi diceva di suo marito Mauro e della fine del vostro rapporto, diciamo, problematico. C'era qualcuno che ha potuto proteggerla, che so, un fratello, un amico? No, ho amici, ma erano ormai amici di coppia. No, ero completamente sola. Mi sono rivolta alle autorità e per fortuna ho scoperto l'associazione quasi subito. È stato un momento in cui ho dovuto dare un taglio netto a tutto. Capisco. Ma non prende appunti? No, per ora no, grazie. Se posso, vorrei capire se ci sono stati altri contatti tra lei e suo marito dopo la fine della vostra storia. Rapporti? Sa, a volte può capitare. Non le sembra di essere morboso? E comunque no, l'associazione mi ha proibito assolutamente di scrivergli, parlargli, incontrarlo. Ci sono gli avvocati per queste cose. Lei ha definito il nostro rapporto problematico, ma la verità è che mio marito mi picchiava perché gli chiedevo ragione di soldi spesi con un certo tipo di donne. Giulia, io le chiedo scusa e capisco bene a fondo il dolore di una situazione simile. Solo a parlarne con lei mi imbarazza il fatto di essere un uomo, ma lo faccio per capire, per ricostruire. Sa, anche particolari che lei ritiene poco importanti potrebbero essere d'aiuto per riconoscere una situazione di questo tipo. A qualche lettrice che come lei deve trovare il coraggio di dire basta. No, ero sola. Nessun tipo di rapporto con altri uomini, nessun contatto con Mauro, no. È solo ora che mi sembra di tornare alla vita. L'unico uomo che ho, per così dire, frequentato è stato il maggiordomo della signora D'Amico, Edoardo. Il colpevole è sempre il maggiordomo. Edoardo è una splendida persona. È completamente, profondamente devoto alla signora D'Amico e alla sua causa. È lui che si occupa della nostra accoglienza, dei nostri bisogni, dei rapporti col mondo esterno. È una presenza silenziosa e gentile. Certo che con il caratterino della signora di cose ne avrebbe da dire, ma lei questo non lo scriva. Oh, certo che no, Giulia. Rimane tra me e lei. E quindi questo Edoardo? Culo, ce l'hai ancora un po' di tacchino? Adamo, non rivolgerti così a Edoardo. Sì, scusa mamma. Culo, mi dispiace, culo. Ma sì, dai mamma, scusa. È così da 30 anni. Tutto precisino, perfettino. Domani è l'anniversario della morte di tuo padre. Hai intenzione di passare a trovarlo? Se ho tempo, sì. Lui aveva sempre tempo per te. Mamma, cazzo, è morto. Sarà pieno di vermi. Vero, culo?
Adamo, ho intenzione di mandarti gestire un paio di questioni dallo zio. Ma mamma, è la notizia che aspettavo. Ma è fantastico. Cioè, me ne vado da questo buco di culo. Scusa culo, senza offesa, eh. Mamma, grazie. Dobbiamo brindare. Culo, come cazzo ti chiami? Bevi con me. Ombre, vieni a bere conmigo. Lo so, mamma, tu non apprezzi, ma culo qui apprezza benissimo. Bevi con me. La ringrazio, signore. Sono astemio da 30 anni. Adamo, devi gestire la situazione. Abbiamo bisogno di coprire i locali e anche il salone. Devi darmi uno dei tuoi uomini, uno che sappia fare il tuo lavoro in modo indipendente. Quando lo hai trovato, venite tutti e due a cena qui. Ci sarà anche lo zio. Lo sai com'è lo zio. Quindi vestiti bene e non ubriaco. Presentati lucido. Io ti farò preparare gli asparagi che ti piacciono tanto. Vero, Edoardo? Certamente, signora. Mamma, grazie, davvero. Ho anche l'uomo giusto. E quando pensi che si possa fare la cosa? Io ho detto allo zio che in una settimana riuscirai a passare la consegna. Quindi prepara tutte le tue cose e riportimi anche le chiavi di casa tua. Perfetto. 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 Senti, Mabel, queste sono le ultime che ti procuro, ok? Il tipo che mi passa le ricette sta diventando sospettoso. Je sais pas, non mi va più. Écoute, scazza più a me che a te, credimi. Ti saluto. Alla prochaine. Tra l'altro, non so bene cosa combinate tu e il tuo amico bestione tutto suonato. Ma c'è un'aria un po' strana ultimamente. Non vorrei raccontare a qualche curioso che c'è una bella figa sospetta che compra opioidi alle 3 di notte al triplo del loro prezzo. Capisci cosa intendo, vero? Écoute, dicevo per dire, muto come un pesce. Ah, e comunque, non me lo sono inventato! C'è veramente qualcuno che fa domande su di voi! I bambini gridano, ridammelo. Gridano, è mio. I bambini sono viziati e curiosi. Come sono comodi per noi bambini. Quando sono belli, quando sono arzilli, quando sono tutta suo padre, tutta sua madre. Come sono comodi per noi grandi. I nostri bambini gonfi di televisione e di giocattoli orrendi, gonfi di vestitini e di cioccolata. Ma alcuni bambini arrivano apposta per cambiare i colori del quadro. Alcune nonne qui in provincia nascondono le foto dei bambini brutti alle figlie in gravidanza, perché non vedano quali scherzi il buon Dio può riservare loro. Non sia mai che nasca un bambino brutto o deforme. Alcuni bambini arrivano apposta per lanciare sassolini sulle finestre che dovrebbero rimanere chiuse. Questa era lei, Angelica. Una bambina che aveva trovato la sua finestra chiusa. La piccola Angelica. Una bambina muta.
questo era lui. Un mostro. Uno 51 terza.